Basta, non lamentarti. In fondo le vacanze estive sono appena finite. Già, ma sono durate poco. Avete visto? La ragazza del poster è Pam. È vero! Lo sapevate che Pam è stata eletta miglior modella di gioielli dell'anno? Wow, è bellissima! Non sapevo che Pam fosse così famosa. Oh. Come sono belle quelle fedi. Oh, Mark. Strawberry? Che c'è? Ma che strano, perché sei diventata tutta rossa? Guardate, ci sono delle fedi. Caspita, non immaginavo che tu e Mark faceste le cose tanto sul serio. Ma che cosa ti salta in mente? Stavo sognando ad occhi aperti. Che cosa sognavi? Sognavo che Mark e io ci scambiavamo gli anelli. Poi ci guardavamo dritti negli occhi. Mark, che coincidenza. Poi... Ciao. Che fate? Volete comprarvi un gioiello? Ma no, cosa dici? Strawberry ha visto delle fedi e ha cominciato a sognare ad occhi aperti, tu e lei. Non darle retta, Megan ha una fervida fantasia. Oh no! Che cosa fai? Mi riparo dalla pioggia perché non voglio bagnarmi i capelli. Ma qui dentro non piove. Davvero? Scusate, ma devo proprio andare a farò tardi al lavoro, ciao! Mi piacerebbe sapere che cosa l'è preso. Non cercate di capirla, lei è imprevedibile. Già, secondo me Strawberry è tutta matta. Il gioiello conteso. Mamma mia, che spavento! Mark arriva sempre nei momenti meno opportuni. Uffa. Ciao a tutte! Ti prego, mamma, posso farcela? Me la caverò benissimo, non devi preoccuparti, credimi! Mina sta piangendo, sta piangendo! Ma che cosa è successo? È un po' complicato. Non potevi scegliere il momento più sbagliato per arrivare al caffè. Strawberry, sei nei guai fino al collo! Ma... Mina è arrabbiata, è arrabbiata! Insomma, volete spiegarmi? L'assistente di Pam è a letto con l'influenza e si è presa qualche giorno di riposo. Nel frattempo Pam vorrebbe che fossi tu a farle da assistente perché ha molti impegni che non può assolutamente rimandare. Scusate, ma perché proprio io? Si può sapere perché non posso essere io a farti da assistente? Strawberry non fa che cacciarsi nei guai, non ti sarebbe di nessun aiuto! Che cosa stai dicendo, Mina? Come ti permetti? È una questione di volontà e collaborazione. Cosa? Ma che vuoi dire? Niente, lo capirete da sole. Quello dell'assistente è un lavoro molto duro e faticoso. Troppo faticoso per me, non ce la faccio più, basta, mi licenzio. Oh, poverina, forse dovremmo fare qualcosa per darle una mano. In fondo è una nostra amica. Pensandoci bene, forse questo lavoro non era adatto a me. Qual è il programma di oggi? Dimmi dove dobbiamo andare. In una grande gioielleria per le prove di una sfilata di gioielli. Non è così, Pam? Esatto, Lori. Posso contare su di te, Strawberry? Una gioielleria, hai detto? Quella dove ho visto le fedi. Conta pure su di me, coraggio, andiamo! Ehi, aspetta, dove corri? No! Tart, siamo sicuri che questa volta i dati siano attendibili? Ci puoi scommettere, questa volta sono sicuro che abbiamo fatto 100. I dati in nostro possesso sono insufficienti. Abbiate fiducia, ragazzi, e vedremo. Domani l'acqua Mew sarà nostra. Accipicchia, Pam è veramente bellissima. In passerella brilla come una pietra preziosa. Tsukiko, perché perdi tempo? Hai preparato tutto per la sfilata? No, provvedo subito. Che fai? Non sai che ci sono ancora mille cose da fare? Mi scusi, signore. Asciuga subito tutta quell'acqua. Sì, certo. Chi
Chissà se fra i gioielli ci sono anche le fedi. E adesso che cosa vuoi? Oh. Sono molto impegnato e non ho tempo da perdere con te. Ecco, vede, io volevo... Ti dico subito che quel gioiello non è abbastanza vistoso, quindi non è adatto per il finale. Beh, forse non sarà molto vistoso, ma io le assicuro che questa pietra arcobaleno farebbe un figurone. Insomma, vieni al dunque, ti ho appena detto che non ho tempo. Non importa, lasciamo perdere. Sembra di sì, o almeno lo spero. Ma tu chi sei? Io mi chiamo Strawberry e in questi giorni faccio da assistente a Pam Fujiwara, visto che la sua vera assistente è malata. Ma questo scatolone è molto pesante, dove posso appoggiarlo? Hai ragione, scusa, lo prendo io. Dammelo. Stai tranquilla, sono più forte di quanto sembri. Dimmi solo dove posso metterlo. Appoggialo pure sopra questo scatolone. D'accordo. Ecco fatto. Che disastro. Quegli scatoloni sono tutti sotto sopra. Dai, ti aiuto a sistemarli. Ehi, che ti prendo? Ho detto qualcosa di sbagliato. Scusami, mi sono commossa. Il fatto è che io sono una gran pasticcione e nessuno vuole mai avere niente a che fare con me. Tu invece sei stata molto gentile, grazie. Un momento, mi sono dimenticata di chiederti come ti chiami. Oh già, avrei dovuto presentarmi, mi chiamo Tsukiko. Coraggio, Tsukiko, su, mettiamoci al lavoro e sistemiamo questo posto. Non guardarmi così, io ho la forza di 100 ragazze. Sono sicura che sarà una bella sfilata. Da giorni non faccio altro che lucidare gioielli per la sfilata di domani. E quando oggi ho visto Pam in passerella per le prove della sfilata, sono rimasta a bocca aperta. La sua bellezza brillava esattamente come una pietra preziosa. A dire la verità, io speravo tanto che per il finale Pam indossasse un gioiello diverso dagli altri, fatto con una gemma detta pietra arcobaleno. Secondo me non è importante il valore della pietra in sé, ma quanto questa faccia risaltare la bellezza di chi la indossa. Mi rendo conto che la pietra arcobaleno non è un gioiello vistoso, ma ha la capacità di illuminare la persona che lo porta. A me sembra una cosa meravigliosa. Ho cercato di convincere il direttore a scegliere quel gioiello, ma purtroppo non ha voluto darmi retta. Perché non ti ha ascoltato? Perché mi ritiene una sciocca che combina solo guai. Certo che a pensarci è strano. A me piace una pietra che illumina le persone, eppure la mia vita scorre nell'ombra. Io sto perennemente dietro le quinte. Non sarò mai sotto i riflettori. Date un'occhiata. Si tratta di una gemma particolare, si chiama pietra arcobaleno. A vederla così non mi sembra molto preziosa. Che cos'ha di tanto particolare? Vedete, abbiamo condotto un'analisi sul cristallo Aqua Mew e fra tutte le pietre che abbiamo utilizzato per questo studio, solo la pietra arcobaleno ha fatto rilevare una reazione a questo cristallo. Secondo voi questo dimostra che la pietra arcobaleno è costituita da Aqua Mew? Potrebbe essere, ma non lo sappiamo con certezza. Varrebbe la pena di andare a controllare. Si tratta di una pietra rara. Per una strana coincidenza, una collana con questa pietra è disponibile nella gioielleria dove si terrà la sfilata di Pam. Evviva, andremo alla sfilata di gioielli, così Pam ci farà vedere quella pietra. Oh. Ehi, aspetta, Tsukiko. Mi è venuta un'idea riguardo alla pietra arcobaleno. Perché non dici a Pam quello che hai detto a me? Sono certa che lei ti capirà. Ecco, questo è tutto. Tsukiko purtroppo non è riuscita a spiegare le sue ragioni al direttore, ma spera che tu sia disposta a indossare la collana con la pietra arcobaleno. Ti ringrazio. Io voglio dimostrare a tutti che la pietra arcobaleno, pur non essendo vistosa, può esaltare la bellezza della persona che la indossa. Io non voglio indossarla. Oh, non ti capisco, Pam, ma perché non vuoi? Se sei sicura della tua teoria, convinci il direttore. Ma come faccio a convincerlo, scusa? Quell'uomo mi considera una sciocca e si rifiuta di darmi retta. Perché non ti ribelli, scusa? Oh, non ne sono capace, non ne ho la forza. E allora, perché non ti licenzi? Oh, ma che cosa stai dicendo? Vuoi spiegarmi perché sei stata così cattiva con lei? Vergognati! Signori, vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo per aver accettato di assistere alla presentazione della nostra collezione autunno-inverno. La sfilata inizierà fra qualche minuto.
Tsukiko sembra sparita nel nulla. Non riesco a trovarla e la sfilata sta per cominciare. Negli ultimi giorni quella ragazza ha dedicato tutto il suo tempo a preparare la sfilata e a lucidare i gioielli. È tutto pronto. Il pubblico ha già preso posto, quindi preparati ad entrare in scena. Non si potrebbe aspettare ancora qualche minuto? La sala è già piena. Non possiamo. Bene, sono pronta. Sono un disastro. Non riesco mai a combinare niente di buono. Quest'idea è del tutto infondata. Ogni donna deve poter esprimere la propria bellezza. C'è un segreto per fare in modo che questo accada. Non ci sono ricette miracolose. Pensiamo che ognuna di noi è un diamante grezzo. Per riuscire a fare brillare al massimo questo diamante, bisogna lottare e soprattutto non arrendersi mai. Signore e signori, la sfilata della collezione di gioielli sta per cominciare. La prima ad essere presentata sarà la meravigliosa serie delle acque marine, pietre azzurre che decorano gioielli di grande originalità. Ecco, Pan, questo è il tuo prossimo vestito. Bentornata. Voglio ringraziarti. Nella vita non ho fatto altro che arrendermi. Purtroppo non ho mai lottato per cercare di migliorare le cose. Ma ora sono decisa e voglio andare a parlare al direttore. Sì, pronto. Ah, ciao, Ryan. Cosa? Vuoi dire che la pietra arcobaleno è composta di acqua Mew? Non è detto, ma c'è questa possibilità. Mi raccomando, tieni gli occhi aperti. A presto. Un momento. Cosa vuol dire devo tenere gli occhi aperti? Perché non vengono loro a darmi una mano? Glielo chiedo per favore. Deve far uscire in passerella questa collana con la pietra arcobaleno. La pietra ha il potere di esaltare la bellezza interiore di chi la indossa. Rende ogni donna più bella e più sicura di sé. Deve credermi. Se quello che dici è vero, dimostralo indossandola tu stessa. Chi ti credi di essere per venire a darmi una lezione sulla qualità delle gemme? E poi ormai è tardi, la sfilata è già cominciata, quindi torna a lavorare. Quel tipo è davvero arrogante, ma come si permette di parlarti con questo tono? Non sa che sei stata tu a lucidare tutti i suoi gioielli. Brava, Strawberry. Oh, sei tu, Gish. Oh. Guarda, questa pietra reagisce. La prendo io. No, ridammela! Lasciala andare immediatamente o sarà peggio per te. Non ti lascerò rubare la pietra arcobaleno. Attenta, Tsukiko! Tsukiko, aiutami a recuperare la collana. Calmati, ti prego, calmati. Per favore, Strawberry, vai e recupera la collana con la pietra arcobaleno. Tranquilla, ci penso io. Questa me la pagherai molto cara, Gish. Mi dispiace di aver rovinato la vostra sfilata, ma questa collana serve a me. A presto. Oh no, aspetta! Se ci tenevi tanto a darmi un bacio, avresti potuto dirmelo, piccola. Questa la prendo io. Lascia quella collana. Non l'avrai mai! Newberry! Metamorfosi! Serie di gioielli che vi cosa c'è, Mash? Alieni! Alieni! Miumina! Miulari! Iupati! Metamorfosi! Guarda che si vede, ma allora ci siete anche voi! Oh no, quello c'è! Anche Tart! Mi dispiace, ma questa volta siamo arrivati prima di voi e abbiamo trovato l'acqua Mew. Siamo stati più veloci! Non illuderti, tanto ce la riprenderemo perché l'acqua Mew serve a noi! Ehi, dove state correndo? Guardate laggiù! La pietra! L'abbiamo trovata! Ferma quella pietra! Ah! La collana è questo, mia! Lo dici tu! Lasciami, non posso perdere tempo a lottare!
buttare tanti piantari e brutto mocciose. Lasciami andare. Paddy, abbiamo preso noi la pietra arcobaleno. Voi scappate, ragazze, ci penso io a tenere a bada questo alieno. Ti ringrazio, in bocca al lupo, Paddy. Tempesta di vento! Non preoccuparti, l'ho presa io. Scappa, Lori, non farti prendere. Posizione difensiva! Ma come, il mio attacco non ha neppure scalfito! I tuoi attacchi sono inutili perché una delle componenti di questo chimero è il diamante, la sostanza più resistente che esista. Oh no, non è possibile! Che ne dici di farti dare una lucidatina? Così forse anche tu brillerai come un diamante. Attacca! Oh no! No! Vai adesso e toglila di mezzo! Cavaliere Blu, sei venuto ancora a salvarmi. La mia missione è quella di proteggerti, non dimenticarlo. Brutte notizie! Gli alieni hanno preso la pietra arcobaleno. Dobbiamo assolutamente recuperarla, ragazze. Prima dobbiamo eliminare questo chimero. Certo. Molto bene, più siamo e più ci si diverte. Come ho già detto, i vostri attacchi sono inutili. Il chimero è indistruttibile. Eppure deve esserci un modo per fermare quella creatura. Arrenditi! Cavaliere Blu! Fatti sotto! Ora forza, preparatevi a sferrare i vostri attacchi. Lo faremo subito e con molto piacere. Possiamo procedere. Andiamo. Sì. Fiocco d'azione! Fiocco! Difesa! Le vostre armi non riescono a scalfirmi. Non riesco a muovermi. Adesso non ci darà più fastidio. Evviva, ce l'abbiamo fatta! Credo di aver già perso abbastanza tempo, è meglio andare. Fermo, consegnami quella collana. Fiocco d'energia! Lascia stare, non vale la pena sprecare energia. Che cosa stai dicendo? Dico che quella è soltanto una pietra qualsiasi che reagisce all'acqua Mew, ma in realtà non ha alcun valore particolare, né per noi e neanche per voi. Oh, no! No! Ti sbagli, questa non è una pietra qualunque. O almeno non lo è per noi donne. Ci scusiamo per l'interruzione e riprendiamo la sfilata della nuova collezione di gioielli per l'autunno-inverno. Bellissima e ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta. Guardate com'è elegante, qualunque cosa si metta le sta bene. Vorrei essere al suo posto. Nina, sei sicura di sentirti bene? A questo punto abbiamo il piacere di presentarvi il pezzo forte della sfilata di oggi. Come potrete constatare con i vostri occhi, si tratta di una gemma che ha il potere di mettere in risalto la bellezza interiore di ogni donna, rendendola più radiosa. Che vi dicevo? Ogni donna può diventare bellissima.
Ma quella è... Tsukiko, ed è bellissima. La bellezza è in ognuno di noi, basta metterla in risalto. Devo ammettere che aveva ragione lei. Questa collana ti proteggerà. Non ce l'avrei fatta senza di te, Pam. Grazie infinite. L'ultima modella che è uscita era bella, vero? Hai ragione, però anche Pam era bellissima. Ehi, un momento, ma dov'è finita Pam? Voglio la mia vita! Quel cristallo non vi appartiene! Lì c'è il nostro, perché abbiamo trovato noi! Come ti permetti? Non è vero! Purtroppo quella pietra arcobaleno non era acqua. Lasciali litigare ancora un po', io li trovo divertenti. Lasciami, non c'è un destro! Ti faccio vedere il loro potente! Passano e le storie non cambiano, e il destino all'improvviso cambia il tuo DNA. Dimmi un po' chi sei.